anni che ho modo di consultarmi con voi giornalisti dietro a quelle telecamere anche con chi sta guardando in questo momento. La nostra linea non è mai cambiata, non è mai stato fatto nulla di diverso da quello che era la nostra proposta iniziale, quello di sempre come famiglia imprenditoriale creare posti di lavoro e fare del bene alla comunità. Quell'immagine lì, quella slide lì racconta di una promessa, di un impegno preso dalla nostra famiglia e con tutto il tessuto della filiera attorno a cui ruota l'impianto di compostaggio anche i cittadini di Lucera, Foggia, Troia. Era quello di risolvere il problema, già detto tante altre volte. E lì proprio si è slegato quello che era l'impegno morale, che voglio precisare, che è stato ancora risottoscritto, riconvalidato, perché la prima volta che esprimemmo la volontà di risolvere il problema al comune di Lucera era nel lontano 2012 con il progetto dell'anaerobico, che oggi siamo di nuovo qui a ripresentarlo perché il nostro parere non è cambiato, la nostra volontà non è cambiata e quindi per impegno morale noi portiamo a termine quello che da parte nostra abbiamo deciso di voler realizzare.